si tratta di una macchina a volo battente nella quale il pilota deve spingere le ali con tutti gli arti possibili, con tutta l'energia possibile, quindi coordinativamente con braccia e mani. Questa macchina Leonardo la conserva in maniera segreta, nel senso la dichiara di volerla costruire in un laboratorio nascosto dietro la torre del San Gottardo, al riparo dalla vista di eventuali curiosi che potevano osservarlo dal tiburio del Duomo, e avrebbe senz'altro rivelato questa macchina solo sicuro di un successo di volo che probabilmente mai si verificò. L'energia del corpo umano, dei muscoli del corpo umano, non è sufficientemente propulsiva per una spinta del peso dell'uomo e della macchina verso l'alto, quindi questa macchina non può volare. Esistono però macchine più evolute, come ad esempio quella alla mia spalle, il Grande Nibbio, che avrebbero una superficie alare sufficientemente grande in rapporto al peso del velivolo più l'umano per farlo volare. Avrebbe un coefficiente, diciamo, più efficiente di un attuale aeroplano, di un attuale Cessna o di un deltaplano. Lui osserva gli uccelli volare e osserva che l'uccello durante il volo, anche librato, cioè il Nibbio che Leonardo analizza è un uccello molto pigro che continua a planare. L'uccello, per rispondere alle sollecitazioni del vento, piega l'ala, quando ad esempio l'uccello picchia, chiude le ali, cioè varia la sua geometria per fare la manovra che vuole. È curioso perché in molti aerei militari questa cosa è stata copiata, gli aerei a geometria variabile di fatto esistono e volano, cioè non volano di volo planato perché hanno una forza propulsiva che è quella del motore. Allora diceva Leonardo, costruisce una superficie che dichiara nel codice del volo, perché ci spiega che la macchina volante deve avere un'apertura all'aria di 30 bracci, quindi questo disegno che noi abbiamo fatto è fedele all'idea di Leonardo. Però il fatto di introdurre anche la caratteristica dell'ala dell'uccello, di potersi piegare, muoversi, girare, perché l'uccello vola planato ma deve anche battere le ali, insomma, introducendo questa caratteristica di fatto distrugge l'efficienza del suo progetto. Quindi, riassumendo, se questa macchina di Leonardo avesse una struttura fissa, rigida, come quella di un deltaplano, potrebbe provare a volare, come poi la storia ci ha insegnato, perché i primi tentativi di volo avevano macchine del genere. Ma il fatto di voler creare un progetto che invece che planare semplicemente potesse anche virare e rispondere al vento ha complicato enormemente l'idea di Leonardo fino a renderla irrealizzabile. Di fatto il principio per cui un aeroplano vola oggi non è racchiuso nella quantità di superficie alare ma nella forma del profilo dell'ala. Cioè, se noi tagliamo un'ala di un qualsiasi velivolo ci accorgiamo che l'ala è fatta con una forma di a spicchio, diciamo. Questa forma del profilo alare consente, per dei complessi principi fisici, di creare la portanza. Portanza che Leonardo iniziava a intravedere ma non aveva ancora completamente ben compreso. Quindi a Leonardo cos'è che è mancato? È mancato dare a quest'ala, al profilo di quest'ala, la forma giusta. C'era, era arrivato davvero a un passo dal comprendere questa cosa, ma non avendola terminata. Per questo motivo nessuna macchina di Leonardo può volare. Nel codice del volo c'è questo progetto di questa macchina, che però Leonardo non disegna mai completamente, disegna a pezzi, cioè l'ala, poi delle descrizioni sui materiali, su che grandezza appunto delle ali. Chiederei dov'è finito il disegno che manca di questa macchina, perché se lo trovassi sarebbe bellissimo.